Dicono Wailord, Luxray, Snorlax. Ok, non era Vileplume? Ah no, Wailord, vabbè, dicono tanti Wailord, grazie. Grazie. Luxray e Snorlax. Ok, dai, va bene, lo panni. Una merda. Weavile. Questo buono, sì. Perché il gelo pugno la notte sferza. Questo non molto buono. Questo è questo. Di cartone, però uccio perché mena. Questo lo conosciamo, può andare. Questo, e questo è forte. Oddio. Dai, oh, va bene, no, no, non è male. Cioè, poteva andare peggio, però. Poteva andare meglio, però poteva andare anche molto peggio. Questo alla fine, gelo raggio da 316 velocità, 228 attacco speciale, è molto poco. È sì di cartone. Meglio Weavile, eh? Meglio Weavile. Sì, sì, assolutamente sì. Questo per tankare va preso, secondo me. Secondo me questo qui va preso. Io ti dico... Kazam, io lo prenderei, onestamente. Io prenderei sia Kazam che Weavile. Kazam... Sì. Kazam Skarmory, Weavile dietro o il contrario? No, io metterei Weavile davanti perché ha Fake Out e dietro Kazam. Giusto, sì. Sì. Allora se ha Fake Out assolutamente direi che possiamo andare così. Sì, ho visto come giustamente scrivevano in chat e ciò che avrei detto anch'io. Questa è una pullata media, non è una pullata eccezionale, non è una pullata troppo brutta. Sì, è onesta. Nella media, cioè, onesta, dai, questi non sono brutti Pokémon. Non sono nemmeno il top. A volte... Secondo me la pullata migliore ovviamente è quella dove ti capitano due top player, perché succede. Sì. Però sì. La pullata buona nella media, ma non proprio media, ma più sul lato buono, è quella dove hai almeno un top player in campo. Ragazzi, è partita la bet, immagino sia, si arriva a lotta 7. Potete scommettere gratuitamente spendendo i vostri punti canale per guadagnarne altri qualora vinceste. Jewels, bentornato. Ho da 6 mesi. Questo non è un messaggio normale. Bene. Io ho davvero una cotta per mia zusce, premo bottone. Adesso fra Magino e Bulgare, Magino all'estero, Targo Polacco, fra quando ci fermano. No, ma comunque buona fortuna per la blind di domani. Grande, un saluto a Neapolitan Fresh Memes, il migliore. Penso streami anche su Twitch, se non sbaglio, Neapolitan. Grazie mille, Jules, bentornato. Allora. Sì, qua io andrei su Vileplume. Tanto di base Wailord non è... diciamo pericolosissimo. E oddio, c'ha gelo raggio che non ci fa benissimo. Potrebbe avere il gelo raggio, sì. Non lo so, sai, perché potremmo fare due cose. O ci spendiamo un fake out per Forbecco, ma non so se va giù da per Forbecco Vileplume. Forse sì, però, sai. Possiamo provare, tanto facciamo sicuro fake out. Diciamo l'altro. Sì, sì, sì. Sì, ragazzi, domani Nero 2 Hardcore Nuzlocke Blind Run parte 1. Sì, ma che danno gli ha fatto Weavile di bruciapelo a Wailord? Grandissimo danno. Vabbè, ci sta. Vabbè, dai, non è venuto giù, va bene. Non dovrebbe venire giù Weavile assolutamente. Ok, va bene. 69. Grazie mille il Monte, bentornato, secondo mese. Col senno di poi dovevamo fare come dicevi tu, però, Sì. Vabbè, a sto punto andiamo tutto su Wailord. Facciamo così, facciamo notte sferza su Wailord che viene giù e finiamo l'opera con Perforbecco, prendiamo la doppia. Sì. Vien giù con notte sferza, sì, certo. Grazie Monte, bentornato. Ah, cazzo, non vien giù no. Come ha fatto a prendere così tanto da bruciapelo e poi così poco da notte sferza, scusami? Vabbè, dai, va bene, dai. In teoria va bene. Chi è che aveva dopo, ragazzi? Aveva... Snorlax, va benissimo. Tutto su Snorlax e poi finiamo Wailord dopo. Sì. Perché abbiamo il doppio attacco fisico, così lo sfruttiamo. Snorlax è difensore speciale. Anche se non so se viene giù, No, non viene giù. No. Notte sferza è 70, però è stab. Questo è un crit. Ehi! Va bene, ragazzi. Va bene, dai, vinto. Già lotta 2, perfetto. Psychic per Forbecco. Ma ragazzi, la run perfetta all'azienda è quella dove si scula, lo sanno tutti. Noi stasera vogliamo sculare. Buona, inserisco il primo pallino, mando a lotta 2, Ciabattopoli, andiamo. Io farei anche l'azienda per bene, Ivor, cioè cambierei Pokémon per Pokémon ogni volta. Sì. Weavile a Technician? Alpaca, non lo so se Weavile... No. Weavile non ha tecnico. Ok.
Espeon, Feraligatr, Milotic. Beh, Weavile si tiene sicuramente. Yes. E infatti c'è pressione. La pressione. Sì, sì, pressione. Weavile si tiene sicuramente. Io toglierei Skarmory qua. Però non abbiamo danni interessanti. Su Snorlax. Forse Vileplume, ti dirò, visto che c'ha davanti Feraligatr. Però anche Espeon. Ma Espeon dovremmo seccarlo da Notte Sferza. Night Slash, dai, lo secca Espeon. No, ma la questione è, lo outspeediamo Espeon? Aspetta, allora, Espeon all'azienda dovrebbe avere... siamo lì, siamo lì, sì, eh. No, forse allora non possiamo... No, non possiamo rischiarci Psychic su Vileplume. Io caverei Kazam dietro. Sì, sì, dai. Ragazzi, parlo per chi magari fosse poco pratico con l'azienda, magari è la prima che vedete, una delle prime che vedete. Tocca cambiare ogni volta un Pokémon per aumentare le nostre possibilità di ottenere Pokémon migliori nelle streak successive. E possibilmente anche leggendari intorno alla lotta 28. Quindi volendo fare una run seria, meglio cercare di giocare così. Pigliamo Snorlax a sto punto. Piglia, no? Snorlax, assolutamente, sì, sì. Così adesso tiriamo giù Espeon, che anche se ti tira uno psichico, Skarmory in teoria lo regge. Allora, come base speed, ragazzi, è vero, avete ragione, Weavile è più veloce di Espeon. Però a me risulta che Espeon sia comunque veloce all'azienda lotta sopra i 300 questo set. Sì, io mi ricordo che abbia 3.16, però non voglio dire io forse 3.3 mi ricordo, qualcosa del genere. No, non siamo, è scarfato, lì, non è scarfato questo set, non è scarfato. Siamo lì. Senti. Puoi andare su Feraligatr con lui, tanto Espeon viene giù da Notte Sferza. A posto, a posto. Okay, dai, siamo più veloci, questa lo tira giù. Va bene. Questa fa malissimo, forse ci sdruma addirittura. Sì, ci sdruma, sì sì, assolutamente ci sdruma. Ok, buono. Ma che bello averla tenuta, eh. Sì sì, ottimo, perché Notte Sferza per Forbecco, non dico che lo fa giù, però... Tiriamo giù Feraligatr, poi ci preoccupiamo di Milotic. Sì, sì. Direi che qua Notte Sferza più per Forbecco potrebbe essere sufficiente. No! Porca Eva. Sbatta. Vabbè, aspetta. Vabbè, ok che abbiamo Snorlax dietro che è lento. Però comunque Skarmory ci regge, eh. Se pigliano Skarmory ci regge. Dicono giustamente occhio ad acqua aiuto, e infatti lo tiriamo giù prima che si attivi, e qua nulla, qua bisogna sperare di svegliarsi. Ok. Giustamente va su Snorlax. Questa bene, fa malone, questa fa malone. Dai, no, bene, è un crit. Non può essere. Fabio 95 TV. Vabbè, sì, va Fabio! Giù. Grazie Fabio. Ha ricominciato, è impazzuto Fabio, sei fortissimo. Ma perché? Ma Fabio, ma tu sei VIP, vero? Spero. Sì, ti ho vippato ieri sera, mi sa. Credo di averti vippato ieri sera. Grazie mille Fabio, grazie di cuore. È il momento della prima sculata adesso, raga. Deve svegliarsi Skarmory. Ora sì, ora bisogna sculare tantissimo. Ora bisogna sculare tantissimo. Benvenuto Finanza. Benvenuti a tutti nuovi ragazzi, scusatemi, faccio fatica a leggervi tutti quanti perché stiamo giocando ed è... ci vuole concentrazione. Va bene. Andato di attrazione su Skarmory. Non è brutta l'idea di Procan che scrive Vacci di Sbadiglio, però effettivamente ormai è andata, tanto vale tirarlo giù. Ice Beam, sì, sì. Questa non killa se non ci frizza. Va bene. Va benissimo, lotta 3 ragazzi, lotta 3. Va benissimo. Tirata, eh? Questa, eh? Tirata. Sì, sì, tirata questa. Questa tirata. Vediamo chi ha, però prenderei Feraligatr su Snorlax. Anche se però, minchia, ritorno stab è buono, eh? Sì. Dugong, Raichu, Miltank. Forse qua Skarmory ci deve lasciare, eh? Io prenderei Feraligatr comunque. Su Skarmory con davanti Raichu? Sì. Tanto Raichu lo gli facciamo fake out. Gli facciamo fake out, cascata. E poi lo buttiamo giù, sì. O Espeon, scusami.
Chi è che ho l'altro? Sartri, scusami, bentornato, quarto mese. Stasera streak da 40. Ma speriamo streak da 40, però non lo so, non ho belle vibe da questa streak. E... secondo me Espeon c'ha doppio elettro. Tanto bene non gli facciamo, no, cioè non gli fa Espeon. Minchia, questo mena. Dai, proviamo così. Tra Alligator, è vero che brucia pelo, no, cascata Raichu. Raichu viene giù. Ah, è vero, sì. sembra che sei rasato un po', effettivamente. Sembri rasato dalla webcam. Sì, ma perché raga, mi sono tipo tagliato i capelli settimana scorsa, infatti vedete qua, tipo, è corto. Allora, qua teoricamente noi si outspeed entrambi in ciabatte, giusto? Io farei comunque, come hai detto tu, bruciapelo psichico. Forse non è necessario, perché dal momento... Oh, comunque ti ricordavi bene, grande, 3-16 Espeon. Minchia, nailata totalmente. Minchia, proprio beccata... Sì, precisa. Era esattamente 316. E allora a sto punto, dato che sei outspeed... Nicolas, io farei... ti spiego. Visto che Weavile è il primo a colpire, facciamo... Oddio no, Gelopugno è 75 in stagione, Massimo, allora tiriamo 0, notte 2, sterza. 9, grazie Massimo. Pizza. Domani sera godiamo. Io mi sono scaricato una randomizer di Pokémon Black 2 per giocarmela a pari con te 69. È grande. Sai che prima o poi vorrei fare una hardcore randomizer sul canale. Ciao Wenea, benvenuto. Dicevo, facciamo notte sferza su Raichu, così magari pigliamo la possibilità di crit e siamo stab. Io tirerei psichico sempre su Raichu, così sì. Se non vien giù lo finiamo, se no Psychic va su Dewgong e siamo a posto. Assolutamente sì. Ma dovrebbe venire giù. Appunto. Crit, eccolo lì, l'hai chiamato, benissimo. E andiamo, cazzo. Perfetto. Questo bene non gli fa. Però, oh, minchia, li regge, eh? E c'ha una bella difesa speciale il Gong. Non li regge. Mi pare abbia una difesa speciale non male il Gongo. Senti, qua invece Miltank c'ha troppa difesa, quindi si va notte sferza sul Gongo. Io andrei tutto su Dewgong. Dai che Miltank ci secca Weavile, eh? Se tiriamo... Tanto Dewgong cosa ci fa? Se tira Psychic su Miltank... Aia, zio Pera. Psychic su Miltank, così ci portiamo avanti. Dietro ci abbiamo Snorlax, se no si sa mai. Tanto va che questa... Ok, va bene. Va benissimo, hai vinto. Sai cosa? Cioè... L'avrei fatto tutto su Dewgong almeno... Beh, minchia, però bel danno, sì. Vabbè, ci sta. Guarda qua, perché mette al testata ci scopa Weavile. E ora almeno Miltank è in un range decente. Questa comunque pure bene non ci ha fatto. Sì, no, ma... Cioè, secondo me si poteva fare in entrambi i modi. Ma tanto... io qua provo Blind Frana e tiro giù... Tiro giù Miltank, che fa molto più male. Sì. Ha vinto anche questa, regà. Crit, bello utile. A posto, Frana entra, finito. Lotta 4, signori. Vinta la terza. Crit Pardiniano, sì, questo era il famoso Crit Pardiniano. Bottone, bentornato. Sottolineatura F è bollito da 4 mesi. Come al solito l'azienda miglior contenuto in voglio vedere almeno un leggendario. Dobbiamo, oggi tocca vederlo. Grazie Bottone. Intanto con calma però, senza montarci la testa che siamo a lotta 4, ragazzi, cioè 4. Taurus Golem Weezing. Aspetta un secondo, un popolare opinion. Ultra Sole e Ultrona sono grandissimi giochi, molto più piacevoli di giochi ben più blasonati. Ma sono, secondo me sono ottimi giochi Usum. Sono d'accordo. No, bellissimi giochi. Anche a me sono piaciuti. Li ho giocati un paio di volte, però capisco che sia un popular, però secondo me sono un bel terzo titolo, mettiamola così. Non mi è piaciuta molto la manovra commerciale di fare la doppia versione anziché la vecchia tradizione Smeraldo Platino, l'avrei preferita. Non sono come innovazione al livello di un Nero Bianco 2. So che fa ridere perché domani facciamo la blind, ma come vi dicevo, so cosa e quanto cambia da Nero e Bianco di Nero e Bianco 2. Usum non è a quel livello, secondo me. Nero e Bianco 2 sono un po' più coraggiosi come secondo titolo nella regione, decisamente. Però ci stanno. Bon, Taurus Golem Weezing. Beh, sono già dimenticato chi aveva lo scorso. Taurus Golem Weezing.
Quell'altro aveva Miltank, Dewgong e Raichu. Raichu. Si può prendere... Beh, oddio, sai, per Weezing questa coppia davanti va bene, eh? Sì, però Weezing è dietro. Beh, io terrei comunque loro due davanti. Però anche Snorlax fa bene. Cazzo, uno lo dobbiamo cambiare per forza, però era una buona squadra. Io metterei Dewgong su Snorlax. Dewgong? Mm. Secchiamo Tauros, teniamo Golem e poi nel caso se ci muore uno abbiamo Dewgong dietro. Ma Dewgong cos'ha? Aspetta, ti guardo subito. No ragazzi, non voglio togliere Weavile perché ha Fake Out, è troppo forte Fake Out in lì. È il set con Cascata, Fake Out anche lui, Ancora anche detto zio per testa, non ti sei ancora stancato, dai, e che quando smetti di streamare do il prime a qualcun altro. Grazie Teo, bentornato. E tu lo Capito. Prenderesti, sì l'ho sentito, lo prenderesti al posto di Raichu o Miltank? Sì. Dai, te la trasto, andiamo. Secondo me sì. Dai, te la trasto. Perché adesso se andiamo tutto su uno dei due viene giù. E io escluderei che faccia un terremoto perché ha di fianco Tauros. Per cui alla fine siamo abbastanza safe. Okay. Io tirerei giù Tauros. Però facciamo Fake Out Psychic. Fake Out Psychic su Tauros. Sì. Sì, tutto sì. Su Tauros. Comunque ragazzi, il record è 44 se non sbaglio. 45 lotte vinte. Allora, Fake Out Psychic. Ok. No raga, tranquilli, l'intelligenza artificiale nelle prime streak non tira mai terremoto se il compagno non è immune. Se il compagno è immune, allora tira terremoto, surf o le mosse che colpiscono anche il compagno. Altrimenti nelle prime streak questo non accade mai. E adesso tutto su Golem, direi. Ma no, ci abbiamo Psychic super efficace. Evitiamo di far morire Espeon prima di aver killato Weezing. Facciamo gelo pugno su Golem e Psychic su Weezing. Sì, beh, è vero, certo, abbiamo Dewgong dietro, certo. Sì. Ora può arrivare terremoto, tra l'altro, come giustamente scrivono. Quindi sì. Assicuriamoci di tirare giù Weezing, che non tiriamo giù perché c'ha la bacca. Sai che non lo so, potremmo anche tirarlo giù. Ehi! Porca troia! Peccato. Vabbè, c'è da capire se era roll o meno. Perdiamo Espeon. Arriva il terremoto. E forse perdiamo anche Weavile. No. Questa fondamentale. Fondamentale averla retta, fra fondamentale, perché ora noi con Fake Out tiriamo giù Weezing e gelo pugno ci aiuta con scherzavo, allora Cascata Mi Cascata e si gode ed è godure. Mi ero dimenticato di Sandstorm. Buon, easy, facile allora. Gelo pugno, Cascata, vinta, finito. Ma se no anche banalmente col gelo pugno lo tiravi su Weezing, Cascata lo butta giù, easy. Sì, è vero, hai ragione. Questa era vinta proprio già dall'inizio. In un sacco di modi, certo. Easy. Ok. 4 lotte vinte, si vola a lotta 5. Qua si piglia Tauros, direi. Vediamo. Sì. Ti guardo anche il set, perché... Milotic Tauros Probopass. Sì. Toffo, lo so che Fake Out lo tiri solo il primo turno, ma Dewgong era il primo turno che entrava in campo. Ma anche Dewgong ha Fake Out. Non è bellissimo comunque il primo set di Tauros all'azienda, Cosa c'ha? Terremoto? Ce l'ha ritorno? No, è la cozzata Zen con l'inseguimento e il colpo, mi sembra. Ah, allora no. Aspetta, vediamo. Grumble, Milotic e Probopass. Certo, terremoto con Probopass era comodo. Vediamo. Sì. Grumble, Milotic, Probopass. Grazie Massimo. Massimo 0229 ha donato 20 bits. Per caso avete fatto. Allora ti dico, se dobbiamo prendere Golem Io sono arrivato a 65. Possiamo fare una cosa. Possiamo prendere Golem su Dewgong e Golem fra pigliamo Tauros. Golem è una merda. Aspetta, seguimi. Possiamo prendere Golem su Dewgong, tirar giù Milotic e poi può entrare. Sì, lo so che Milotic lo sdruma, ma se lo tiriamo giù, avendocelo dietro... L'altro era... Grumble e Probopass. Va bene, dai, va bene. Comunque no, non so neanche cosa siano le sfide oniriche su leggende, quindi...
Trastate Ivor, ragazzi, trastate Ivor. Che cuffie usi? Sono le Sennheiser HD560S. Sono cuffie aperte, mi trovo bene perché sento perfettamente la mia voce con le cuffie aperte, anche senza mettermi il feedback che non sopporto. Ricordiamoci che abbiamo il fake out, ragazzi, possiamo farlo. Questo Grumble ho visto male o non aveva Intimidate? No, non aveva Intimidate Grumble. Ok, meglio ancora, perfetto. Qua si va su Milotic, ti direi. Fake out e Psychic, che poi si va a sdrumarlo il turno dopo. E allora facciamo così, fake out su Grumble, così si sta fermo, e gli tiriamo Psichico su Milotic. Perché sennò Grumble ci tira una steccata fisica. Milotic invece qua con Espeon lo teniamo. Potrebbe fare attrazione. È vero, è vero. Ecco, infatti. Ok, va bene. E adesso allora si va di notte sferza Psychic adesso. Sì. Sperando di colpire, esatto. Ma la faremo un altro giorno, l'azienda di terza gen, tranquillo. Godo, bello, come godo. Bellissimo. Questo è fondamentale, ragazzi. Come cazzo godo. Questo qui è fondamentale. Fra questo ce l'ha fatta vincere. Questo crit ce l'ha fatta vincere. Aia. Vabbè, va bene, sì, vabbè. Tanto tiriamo terremoto e van giù tutte adesso. Va benissimo. Sì, effettivamente ora con terremoto si fa il panico. Anche perché no, Weavile è il primo. Notte sferza, tiri giù Grumble. E hai crit ratio. E hai crit ratio, per questo critta spesso notte sferza. Bon, ciao Grumble. E questa teoricamente dovrebbe tirare giù Probopass senza problemi. È stab. E sì, ha 3-20 di attacco, 4 per, non può reggerla. Porca no. Puttana, fra, tu l'hai mai visto in Azuma Eleven? Sai che no? Ah, merda, perché hanno scritto che sembri Ray Dark, ma è vero, identico, sì. Aspetta. Purtroppo mi spiace deludervi, ragazzi, ma ho avuto un'infanzia abbastanza triste. Ragazzi. Fammelo vedere, sì. Ai borbori. Lotta 6, let's go. Madonna, ma che cazzo è, fra? Porca vabbè, ragazzi, GG per chi ha bettato su non si arriva a lotta 7. Porca troia, lead sì. Divina, streak finita, fanculo. Dai, ma cosa significa sta roba? Infernape Gyarados. Mamma mia. Vabbè, sì, allora, Infernape outspeed con Espeon? Teoricamente sì. A 3-12, giusto? Ma mi sa che la merda c'ha la bacca per le mosse psico. Guarda un attimo il set di Infernape. Guarda Infernape set 1. Finché li possiamo dedurre così a naso. Allora, le mosse me le ricordo. Retromarcia, fake out, fuoco pugno e... mi devi vedere lo strumento. Koba Berry. La Koba cosa fa, ragazzi? Non mi ricordo che cazzo. Koba è volante, no? Forse hai ragione. Koba è volante, esatto, dicono volante. Fra questo con allora, Psychic viene giù, Allora ci possiamo andare. Bisogna togliere Golem. Togliere Golem, sì, certo, chiaro. Beh, un Milotic. Chi ha dietro? Lui dovrebbe avere però Surf, Geloraggio, Attrazione, niente di che, sto coso. Dietro chi aveva? Era Infernape, Gyarados, Machamp. Grumble e Probopass, no, prendono gli schiaffi. Sì, si piglia Milotic per forza. Sì, contando di distruggere Infernape, Espeon va a nozze qua, Contando di distruggere Infernape e di non essere distrutto da Gyarados. Grumble coi denti sì, ci stava, ma contro Machamp, cioè con Machamp e Infernape dentro, pericolosissimo. Brutta l'intimidate su Weavile. Io fra qua farei subito fake out su Gyarados prima che si possa muovere quel coso. Sì. E qua si tira psichico dritto per dritto, così guadagniamo Infernape un turno. Infernape speed? Oh! Cazzo! Ma allora c'ha Mirino, raga, dai, non può crittare così sto coso. Benissimo, raga. Let's go! Benissimo. Sì che si outspeed. Andata da Dio, Fatemi controllare, non me li ricordo tutti gli oggetti. No, Bacca Rosmel, c'ha solo un culo incredibile sto Weavile. Fra, che ti devo dire? Qua si fa notte sferza perché se ci dice bene il crit ignora la prepotenza.
e psichico. E sta lotta ce la portiamo a casa. Va bene. Va bene, easy, va bene, easy, va bene. Easy, easy. Sì, è andata, dai, è andata a posto. Sì, comunque la lead pazzesca Infernape Gyarados, eh. Allucinante, incredibile. Cioè, vuol dire. Qua ci arriva un idrondatta che fa un male terrificante. Per tutti quelli che hanno messo no. Va benissimo. Regà. Ma vabbè, dai. Un altro crit ha fatto. Cioè, incredibile. Godo tantissimo. Lotta 7. E ora l'ultima lotta. Amici del sì. Ultima lotta per decidere il risultato della bet. Dai, Secondo set qua. Miltank, Ariyama, Likiliki. Va bene, qua si piglia Infernape. Ti dico, allora, Infernape prenderesti, non Gyarados? No, Infernape, ci abbiamo Zuffa, fra. Ah sì, primo set abbiamo Zuffa. Sai come cazzo li facciamo con Zuffa questi? Sì, no, primo set hai ragione, allucinante. Su Weavile, visto che facciamo Espeon Infernape e la chiudiamo, sì. Sta lotta. Sì. Sì, sì. Tanto è la sette. Se ci va bene prendiamo una doppia diretta. Grazie Weavile per l'onorato servizio in questa streak, sei stato fantastico, ora è l'ora della stagione. No, il Weavile del primo set è fortissimo comunque, cioè è un bel set, gelo pugno, notte sferza, bel set. Allora ragazzi, qua voglio quello che mi piace chiamare un lavoro pulito, fake out, close combat, psychic, vediamo se si esegue il lavoro pulito. E dovremmo pulire il campo di base ragazzi, Sì, 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 sì. Beh, però Miltank. No, non può reggere Zuffa. Non può reggere questo close combat stab. Non può reggere Zuffa. Uno, perfetto. Due, signore e signori, io inizierei a caricare la emote delle ciabatte, se ce l'avete. Io inizierei a caricare la emote delle ciabatte, se ce l'avete. Tre turni. Scusatemi, due turni. Questo è il secondo. Pam! 3. Adios. Lotta 7. Pallino verde. E si gode, ragazzi. E si va avanti. Ah, cassa per chi aveva scommesso sul sì. Ti chiedono se sei ancora ubriaco, fra, è la terza volta che te lo scrive Gabbo. Come stai? Stai bene? Perché è un mio amico. È un sì, mio l'avevo immaginato, non sai com'è. Con cui ero prima. Sì, sì, no, sto bene, sono ripreso, ragazzi. Tutto a posto. Classico trinchettino in bicocca. Bello pazzo. E vabbè, raga. Va così. Buona. Fra, insomma, prima streak, 7 lotte, così... incoraggiante. Va bene. Bella streak. Va bene, va bene. Bella streak, tra l'altro. Espeon bella Vile. Streak, adesso dobbiamo avere culo nella seconda. Ora anche. Pullata, ragazzi. E nella terza e ora nella quarta. Pullatona. Allora, funziona molto semplicemente così. Già state bettando? Non ho visto se... questa è già una nuova bet? No, ok. Allora, pronostico terminato. Buon. Cosa si fa adesso? Si fa... guardiamo la pullata. E poi mi fate partire la bet per lotta 14. E quindi pronti in chat a bettare su lotta 14. Dai, dai, forza, regà. Pronti alla pullata. Oh, qua ci deve capitare un top player, Ivor. Ciao Filippo, benvenuto. Speriamo un Garchomp o un Salamence o un Gyarados comunque. Qua ci deve capitare il top player. Uno di questi, o un Metagross, anche uno di questi va bene. Speriamo. Leafeon Mach. Cosa ne pensi di spada e scudo? Scusa Mattia, è un
po' lungo adesso parlarne. Guarda, a me personalmente sono piaciuti. Sono giochi che hanno un sacco di difetti. Capisco perché a molti non piacciono. A me hanno colpito per altri motivi, al di là delle loro limitazioni. Quindi mi limito a dirti che, scusa il gioco di parole, che mi sono piaciuti. Lifion e Mac. Dai, eh. Pullatone. Ok. Questo va bene, se è il primo set questo è forte. Se è il primo set Flamethrower Air Slash è inaspettatamente forte. Va bene. Non va bene. Non va bene. Questo può andare potrebbe bene. Essere bello. Insomma. Vabbè, allora vediamo. Che troiaio. No, questo no. Dobbiamo fare l'8 a 8, Yami. Dobbiamo però fare comunque è veloce, eh? Però comunque sì, è abbastanza veloce. È abbastanza veloce. Vediamo se Tauros è il set bello. Sì. Oh, sì. Questo assorbe sfera. Intimidate, facciata terremoto frana. Questo è un bel Pokémon. Questo è un bel Pokémon. Yes, la bet appena pulliamo. Appena pulliamo, ragazzi, facciamo la bet. Anzi, fatela adesso mentre scegliamo la pullata. Guardate i Pokémon. Li avete visti? Facciamo partire la betta adesso e scommettiamo, cioè scommettete guardando i Pokémon che abbiamo ora. Si scommette sull'8 a 14, tanto quelli possibili l'avete visti. Sono d'accordo, un'altra pullata media sto qua, eh. Come quella di prima, è vero. Questo no, non lo prenderei. No, ti direi di no assolutamente. Questo è meglio del previsto, ma comunque non me lo fido. Cioè, è abbastanza bulky. 2.17, 2.17, 3.21 HP. Però non me lo fido. Bello. Simpatico. Un po' di carta, però, bello. Ok, ragazzi, è partita la scommessa. Andate a scommettere i punti canale in chat. Vabbè, con l'erba chiara, ci posso stare. Ci posso stare, sì. Qua si fa Tauros Zardin League. Bravissimo. Con dietro Gallade, esatto. Sì. Famo così. Non lo so, Gallettaz, qual è il mio Pokémon fully evolved preferito. Ci devo riflettere. Ci dovrei riflettere. Così su. Dai, famo così. Zard, Tauros e Gallade. E Gallade, sì. Che comunque coi pugni fa sempre comodo. Pullata media, forse questa addirittura medio-bassa, visto che i secondi set fra sono un inferno. Sono scandalosi. Sono un inferno i secondi set. Poi tornano belli dal tipo dal quarto, ma spesso beh, i primi set sono meglio dei secondi e dei terzi. Sì, sì, quoto. Ma anche i terzi sono carini, i secondi sono carini. Cioè, scusami, i terzi sono carini, sì. Alcuni. Allora, qua Intimidate casca a pennello e si tira subito. Perché no, vampata terremoto. Fai la vampata, sì sì. E beh, terremoto, certo. Sì, certo. Sì, sì. Certo. Vabbè, ma perché l'automod blocca folletto? Non lo capirò mai. Non va giù. Mac non è andato giù, male. Vabbè, Lifion va giù che è fisico. Io Leafeon è un Pokémon che ho sempre adorato, sinceramente. Sì, a me piace moltissimo. Sì, bellissimo Leafeon. Purtroppo nei giochi era ingiocabile perché impara Fin di Foglia a un livello proibitivo. Il 71 lo imparava, sì, mi ricordo. Oh, affanculo. Vabbè, ci sta. Dai, ne abbiamo presi talmente tanti noi prima che ci sta. Bisogna vedere chi è l'ultimo, però. Oh, ci ha fatto forse un favore, ti dirò. Beh, però non si fa terremoto qua, eh. È vero. È vero. Frankie bentornato. È bollito da 7 mesi. Settimo mese, grazie mille. Guarda che va bene qua. Facciata su Mac, vieni giù. Assorbi pugno su Explode, gli fai male. Sì, sì. Poteva essere molto peggio. Certo. Benissimo. Gardevoir con Typing Folletto o Gallade? Ma. Penso. Io ho già risposto nel mio shorts, ragazzi. Io preferisco Gardevoir invece. Io, raga, sono figlio della quarta gen. Piazze. Cattroia, che danno. Vabbè, senza crit va bene, vinta senza crit qua. Potrei averlo chiamato, ma senza crit va bene.
Easy. Godo. Perfetto, perfetto, perfetto. Sì, l'allergia, ragazzi. Purtroppo sì, sono allergico alle graminacee e adesso si soffre come cani. Anch'io, fra, guarda, soffro come un bastardo con le graminacee. Mamma mia, terrificante. Sì, sì, sì. Che starter preferite per ora di nona gen? Io fui Coco. Sono 100% convinto su... Io su Quax. Coco. Ci sta. Mi piacciono tutti e tre, comunque. Sono d'accordo. Gardevoir. Sono d'accordo anche se... Scusa, finisco un attimo. Sono sì, d'accordo sì, anche se... Spregatito si chiama quello d'erba, vero? Sì. Sì. È un pochettino banale, forse un pochettino banalotto, roba già vista comunque. Sì, per ora sì, è il meno originale. È molto carino, però non è molto originale, avevamo tantissimi gatti già. Esatto, esatto. Ah, scusate. Pinsir Gardevoir. Mm. Beh, davanti... Ma tocca cambiare, davanti stiamo bene. Davanti stiamo bene, sì. Si cambia a malincuore Gallade. Beh, e si piglia Lithion. Sì. Senza sì, se, sì, senza ma, qua Fendifoglia direi che... A malincuore neanche troppo alla fine, perché non era chissà che cosa quel... Sì, no, chiaro, chiaro. Sì, sì. No, raga, non mi ci fate pensare adesso che mi parte l'allergia alle graminacee, mi viene da star male. Poi a me l'antistaminico sì, aiuta, ma non mi salva la vita, quindi mamma mia. Cioè, lo prendo, però sto di merda con o senza antistaminico, che non è il massimo. Vabbè, vampata su Pinsir. Tiriamo giù Pinsir, che è pericoloso. Vai doppio... Sarà frana, una franella. Ma frana ci sto. Allora, parte frana. Ma vampata lo scopa, se lo prende. Beh, già questo non è che gli ha fatto no, bene. No, no, non gli ha fatto boia. Ma che cazzo di sberla ha tirato Tauros a sto giro? Fra sto coso è Life Orb, tira di quelle sberle allucinanti, Però prima con terremoto ha ben pensato di non tirare giù Mac. Aia. Questo aia, non ci fa bene, ma secondo me non tira giù. Forse lo reggiamo. Vabbè, sto zitto. Porca troia. E... Ti prego. Ti prego. Porco. Ah, terremoto. Vabbè, va bene, fra, va bene. Va sì, bene, sì, va sì, bene. Te, terremoto a forza. Se no che cazzo gli facciamo questo? Cioè, potremmo fare frana, ma non me la fido di tirare frana, io non ci penso nemmeno. Tanto Lithion lo tiene terremoto. Sì, 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 lo tiene di brutto, è fisico ed è pure erba. Sì, sì, fa un cazzo terremoto. Prenderemo 20% la terremoto. Potrebbe essere Sash, esatto, è proprio quello. E allora dovevamo attaccare... Ah, viene redirectato Fendifoglia, va benissimo. Va benissimo, sì, finta, giù, va finita. Bene, va bene, va bene. No, non, aspetta, non Lithion giù, è così non lento? Viene non viene giù. È così lento Lithion? Figa. Sì, a 220, però è Houndoom che a 250, mi sembra. Si gode. Va lotta bene, 10. Bene. Secondo voi Quaxil diventa un torero o un pirata? Voglio trastare da Drake. Andate a vedere il suo video se non l'avete visto. Tanto Drake era fino a ieri con noi in chat. Dovreste avere visto i suoi video. Da Drake95 ha ipotizzato e disegnato, perché lui, oltre a essere un grande pro player come grafico, lui ha fatto il logo del mio canale, eccetera, disegna anche tantissimi Pokémon ed è bravissimo a disegnare i Pokémon. Ha disegnato le evoluzioni, tutte le evoluzioni di tutti e tre gli starter, e oggi ha droppato anche le sue ipotesi sui leggendari. Ve lo consiglio, ragazzi, una hit quei video, ragazzi, andateli a vedere subito, davvero. Comunque, rispondendo alla domanda, Quaxly è quello che vedo che ha più potenziale. Cioè, proprio può diventare davvero, davvero figo come Pokémon, secondo me. Col cappello... Sì, sì, sì. Secondo me sì. Shuckle Weezing. Shuckle non è mai, diciamo, così... È che io sta lead non so se me la sento di cambiarla. Butterei dietro... Buonissimo. Beh, Gardevoir. Gardevoir anche per me, sì. Che questo è il set... Dovrebbe essere il set bello con Psychic, Fulmine e Shadow Ball, no? Dovrebbe essere quello. No, scusami, Riposo e Calmamente, con Psychic e Fulmine. Ok, sì, perfetto. Vabbè, comunque va bene, ci vado a Dio. Allora. Vai su Weezing, tanto Shuckle finché non usa Inganno Forza è useless. Facciamo facciata vampata. Tauros possiamo fare qualsiasi cosa, in effetti. Possiamo, perché fare... terremoto non lo prende.
Vampata lo tira giù sicuro. Vampata lo tira giù sicuro, secondo me. Allora tiriamo Frana, che è super efficace. Tira su Frana, Shaco. Tira Frana. Eccoci. È chiaro, certo, palese. Vabbè, single target. Cioè, guarda che danno gli fa comunque Frana, eh. Porca puttana. Weezing viene giù sicuro da vampata. Ok, bravo. Axo, scusa la domanda da bollito, perché ti chiami così? È un nome che ho da quando ho 11 anni, quindi non ti so nemmeno dire bene perché. Mi suonava. Semplicemente mi suonava, mi piaceva. Erano i tempi in cui ho iniziato a giocare su Pokémon Online, dove era molto diffuso il termine axare, penso si usi ancora. Erano i tempi della quinta gen, che c'era Axorus che mi piaceva. Mi suonava, capito? Non è né per Axorus né per l'Ax, però mi suonava Axo. Bello. Vai double su, aspetta, Dusknoir. Non mi ricordo se i primi due set erano robe buone. Potrebbe anche essere abbastanza useless. Forse c'ha i pugni. Forse c'ha i pugni. No, allora, il primo è Shadow Punch, Trick Room, Will-O-Wisp. Il secondo è Stordiraggio, Maledizione, Attrazione, Mal Comune. Io ti dico, andiamo su Shackle, possiamo anche andare in realtà. Ma il fatto è che Shackle non fa veramente niente. Ah beh, sì, perché è chiaro, inganno forza, non gli aumenta la velocità, non è come Jettabusho, quindi andiamo su Dusknoir. Sì. Facciamo Frana di nuovo, così si piglia un bel dannone. Sì. Va benissimo. È vero, ragazzi, Axorus è anche uno di quei Pokémon che ha perso tantissimo con il 3D. Lo sprite di Axorus era bellissimo in Gen 5. Guarda, questo è il danno di uno Stone Edge Stab. Stone Edge Stab 4 per debole. Senti, qua lo prendiamo per il culo, si fa fuoco fatuo, Frana. A posto. Va bene. Easy, crit, bel crit, di nuovo Pardiniano questo crit. Crit pure. Roba da pazzi. Let's go. Grazie, Leo. Rhyperior, Rhydon. Ah, minchia, proprio padre e figlio. Qua se si trova un surf, qua ci si diverte. Figa, Charizard non se la passa da Dio. Sai che lo cambierei quasi. Ah, però aspetta, scusami, Terremoto? Aspetta, fammi vedere di nuovo chi aveva. Guarda, mi sa che tengo Charizard, sai? Però beh, qualcuno dietro va messo. Sì. Possiamo prenderci Weezing. Dusknoir fa abbastanza... Però comunque regge più o meno Dusknoir. Secondo me io farei Weezing, è veramente una merda Dusknoir. Ah, così si tira di nuovo Terremoto qualora ci tirasse giù, perché ci tirerà giù Charizard. Rhyperior e Rhydon non vengono mai giù da un Terremoto non stab. No, però da due sì. Da due sì, secondo me. Sì, da due sì, però Zard muore intanto. Sì, ma non è un problema. Tanto Zard non fa un cazzo qua. Sai cosa? E possiamo andare con Vampata su Rhyperior, che comunque non è un ottimo difensore. Sì. O Fuoco Fatuo. E lo Burni, oddio, però muori lo stesso. Meglio tirarlo giù. Sì. No, non mi andava di entrare lo switch in. Purtroppo all'azienda switchare... No, Tauros non muore, ragazzi, secondo me. Switchare purtroppo all'azienda è difficile giocando in 3 e non in 4 come in VGC. Guarda qua, mamma, guarda mia. Che culo, che mamma culo, mia. Che culo. Mamma mia. No, non è quella che fa skippare i turni, eh. È la vigor erba, non è l'erba chiara, raga. È quella sera. Che sculata. Va che sta... Però... Sta roba è stata una sculata terribile, fra. Però sì, occhio, eh. Ma io ti dico che ci capita a pennello. Fango bomba. Oddio, o vogliamo andare su Rhydon? Perché non viene giù. Io andrei su Rhydon perché tanto Cradili non ci tocca quasi. Io ci ho perso più di una volta da Cradili. Vediamo. E qua, fango bomba è sufficiente per tirarlo giù. Ok. Buon. Vediamo un attimo Cradili cosa fa. Ok. Va benissimo.
Questa fra senza la sculata non lo so mica se si vinceva. Sai che il danno che gli avevano fatto con Terremoto mi aspettavo molto molto di più. Mi aspettavo molto molto di più. Anch'io non pensavo così poco, essendo noi Life Orb. È vero che erano intimiditi, però Hyperior anche intimidito, cioè vuol dire che anziché 400 c'ha 300 di attacco intimidito Hyperior. Sì, vabbè, adesso qua ci abbatte. È vero, è probabile che fossero Solid Rock a questo punto. Probabile che fossero Solid Rock, visto il danno che hanno preso. Eh beh, che mamma mia, anche oh, non muore mai sto coso. Che avrebbe anche senso di base. Mm-hmm. Vabbè, lotta 12 comunque, dai. Arrancando, ma ce l'abbiamo fatta. Dai, è tutta, Magneson Inferno. Qua ci andiamo a nozze, frate. Si piglia Hyperior dietro, perché davanti io non vorrei cambiare niente. Speriamo sia il Valerio. Non lo so, Se è il primo set, godo. Se è il primo set, godo. Anche soprattutto se è Solid Rock. Eh beh, a sto punto ti direi di sì. C'è ragione, amico. Raidon è soltanto parafulmine. Non so se ha qualcos'altro, ma effettivamente Solid Rock è di Hyperior e basta. Ok. L'ape è fisico, per cui ottimo, ottima l'intimidate. Anche il secondo set è fisico di Infernape. Sì. Sporco lancio, ombrartigli, e calcio ardente e un'altra aveva. Ok. Godo, Solid Roccia, mamma mia, questo è Valerio, questo è, ragazzi, Questo è Valerio con la V maiuscola, sì, ragazzi. Sì, sì, questo è lui. Senti, qua, senza nemmeno sprecare vampata, qua da terremoto si fa il panico, metti sto sole. Sì, li butti giù entrambi, perché, aia però. Non si butta giù un cazzo. Aia però. Niente parolacce? Oh! Come cazzo hai fatto a reggere Zuffa, fra? Ivor, non dobbiamo dire parolacce, ok? Hai capito? Per 5 minuti. Vabbè. Come diamine ha fatto a reggere Zuffa? No, ragazzi, vigore in quarta gen non funziona come in quinta gen. Vigore in questa gen non funziona come in quinta. L'abbiamo retta per l'intimidate, ti rendi conto? Madonna. Bello. Tauros, sei un grande. Mamma mia, fra, e siamo pure Tauros sotto sole ora. Questo Tauros è troppo sgravo, davvero. Fra, ti rendi conto che ora siamo sotto sole con Hyperior Solid Roccia, davanti c'è un Bliss. Oddio. Va bene, dai, siamo sotto sole. Siamo sotto sole. Sai cosa ti dico, fra? Meno male che ero andato su Hyperior con... No, tanto Solid Roccia, Solid Rock sotto Sun non ci avrebbe fatto niente. Vabbè, sì, pure sotto sole, certo, palese. Vabbè, puoi già mettere lotta 13. Mamma mia, bella, che bella aziendata. Che fortuna anche. Ricordati il niente parolacce, se no devo droppare le sabbie. Sì, okay. No, c'ho paura perché... Io, raga, adesso ne sparo una, ragazzi, assurda. Espeon Claydol. Espeon Claydol. È dura a cambiare ora. Espeon Claydol. Chi togli, scusa? Cioè... Chi aveva quello di prima? Infernape. Ma su Espeon non è il massimo. No. Aspetta, fammi vedere chi aveva Infernape, Magneson. No. Tocca prenderlo dietro, secondo me. O togli Rhypirror e prendi dietro Infernape, sì. Che quello è bello, che quello è bello. Il primo set, bellissimo quello. Ci andiamo con due fuoco. No, Zard non possiamo toglierlo perché è la nostra chiave per fare terremoto con Tauros. È troppo forte. Io farei così, sì. Il fatto è che, ragazzi, giocando con tre Pokémon, terremoto è troppo, troppo forte. Cioè, tenere la lead in grado di tirare terremoto, contando quanti Pokémon sono deboli a terremoto, di quelli presenti all'azienda,
e contando che si gioca in 3 Pokémon e non in 4, è rottissima Terremoto. Questo Tauros è troppo forte, fra. Abbiamo una lead devastante, Tauros ha pure l'intimide. Adesso qua, però vabbè, attenzione perché Espeon è veloce. Però non ci dovrebbe seccare nessuno dei due. Io andrei proprio su di lui. Contando che Claydol levita, però. Sì, questo vuol dire che Terremoto è single target. Ci avremo rivincita, sì. Lui c'ha outspeed sicuramente. Andiamo di rivincita su... su Espeon, sì. Bene. Va bene. Ilusso. Va bene, va bene. Ilusso. Questa bene non gli fa. Secondo me lo killa diretto. Lo ha killato diretto. E ora Claydol si piglia una bella vampata nei denti. Che bene, sicuramente. Non gli fa. Metà vita, secondo me, gli ha dato. Forse anche di più. Bellissimo danno, va benissimo. Erba chiara, manna dal cielo, perché ora si può tirare un'altra vampata. Questa voglio ben sperare che non ci killi. Oh, ok, direi proprio di no. E qua parte un Terremoto vampata, e sì, e puoi già mettere lotta 14. Sì, perché Flareon non lo regge mai nella vita. No. Tra l'altro single target. Speciale. Terremoto non va single target se ci sono delle levitanti o delle protect comunque. Vabbè. Poco conta, nel senso. Anche in Gen 4? Grazie mille comunque, Strass. Grazie. Non lo sapevo, ero convinto che qua su... che qua contasse il numero di persone che prende. Buon, 14 regà, Dai. Drifblim Flotsel. Ok, solo 1v1. Sai a che? Posto. Sai grazie, cosa? Raga. Toglierei Charizard. Abbiamo detto Drifblim Flotsel. Flotsel. E chi si piglia? Espeon? Oddio. È contro Drifblim, insomma. Beh, comunque. Cioè, tanto si outspeed, Si outspeed sicuramente. Cioè, fanno schifo questi tre, Però Espeon è il meno peggio, sicuramente. Tanto sicura... Allora, ti dico. Drifblim ha la peggio a Funesto Vento, se non ricordo male. E sì. Direi che Espeon non viene giù da Funesto Vento. Io andrei tutto su Flotsel. Cioè lo lasci lì Drifblim? Sì, io lo lascerei lì Drifblim. Giustamente Leve dice Flotsel non ha sgranocchio. Guarda un po' se c'è un set con sgranocchio. Esattamente. Tanto il terzo set, perché siamo a lotta 14. Vado subito a vedere. Potrebbe avere crunch, sì, però non è quel set. Esatto, guardami il terzo set sia di Drifblim che di Flotsel. Geloraggio, Surf, Pioggia Danza, Focal Colpo, che comunque è pericoloso. Pericolosissimo, pericolosissimo. Mentre invece Drifblim... dove cazzo sta? Scusami un secondo, Vabbè, io comunque di base andrei tutto su di lui. Drifblim ha... Fulmine psichico, destino obbligato e vento gelato. Okay. Che a noi non ci fanno male. Okay. Allora si fa facciata psichico su Flotsel. Sì. Che potrebbe outspeedare, però. Non sappiamo la velocità di questo set. Viene giù? Secondo me sì. E allora qua facciata, insomma. Vabbè, va bene. Sì, va bene. Va bene, dai, va bene. No, ma guarda, qua col senno di poi è stato stupido. Crit. Facciata ora non aveva senso, tanto era ovvio che avremmo outspeedato Tauros. Vabbè. Però, porca Eva. Ma regà, vabbè. Occhio perché c'ha psichico. Passati 5 minuti, ragazzi, sì. Sì, sono passati. C'ha psichico. Attenzione, questa è gravissima, perché... Steelix è libero di tirare Terremoto con Drifblim di fianco e Drifblim ha psichico. Questo è veramente veramente brutta. Qua tocca fare frana. Tocca fare frana e sperare che Steelix flinci. Io tirerei anche Zuffa su Steelix, però sì, subito certo.
però terremoto non lo puoi fare, devi far frana per forza qua. Sì, sì. Beh, non mi sono voluto giocare Fake Out, ragazzi, perché Infernape è minacciato da tutte e due le parti. E se perdiamo Infernape senza aver fatto il giusto danno a Steelix, è finita. Ma perché mi si resetta la cam? Non mi è mai successo. Fra... Cosa è successo? Inferni pieno giù, sì, mi sa. Sì. Questo tira terremoto che bene non fa. No. Oh, aspetta. Però sì, come famo? Cioè, qua è brutto. Ti guardo il set di Steelix un attimo. Devi fare frana sicuramente, eh? Certo. Adesso devi far frana sicuramente. Certo. Però ti guardo un attimo il set di Steelix con Swagger. Questo coso come ha fatto a non venire giù Driftblim? L'abbiamo preso Driftblim con frana, sì, che stavo guardando la... Certo. Questo coso c'ha Vortex Palla, fra. Con la Iron Ball. Questo Vortex Palla fa malissimo. È ok che c'ha 500 HP, però non ha grandi difese. No! È perso. Perso. In tutto ciò ti ricordo il crit del cazzo. Il crit del cazzo turno 1. Abbiamo perso per quello, fra. Sicuramente abbiamo perso per quello. E ha voglia che si è persa con quello. Anche facciata. Quello è l'errore che ho fatto io di facciata, fra. Perché quella è stata leggerezza. Lì si poteva fare. Cioè, si poteva comunque prevedere che sarebbe venuto giù con Psychic. Ma no, semplicemente, anche se non... Anche, cioè, nel momento in cui comunque Psichico gli fa per forza un grande danno, e lì bastava fare... Lì bastava fare frana, rivincita, qualcos'altro. Anzi, soprattutto rivincita, perché senza la leggerezza rivincita si sa che poteva andare su Driftblim, e lì la lotta l'avevi vinta. Certo, anche il crit non è stato piacevole, però, insomma. Ha riscattato una valutazione di Steelix. Una merda. Morisse domani. Dai, velocizziamo il 3DS che ci rifacciamo una streak. Sì, la facciamo al volo questa. Adesso torniamo alla 14, ragazzi. Dai, raga, tranquilli. Dai, velocemente proprio, eh. Allora, pullata numero 1, si ricomincia. Pochettino di culo, per cortesia, che non ci è arrivato facendo niente. Fake out, rivincita, ce la facevi a fare 1v1 Tauros Steelix. Ecco, su questo non sono convinto, invece. Ci ho pensato prima, ma non sono sicuro. Non lo so, con l'1v1. Perché Steelix ci faceva più male, probabilmente, di quanto gliene facessimo noi. C'ha una difesa spaziale. Sai cosa, zi? Zuffa ha droppato Special Defense. Poteva reggerlo Psychic, effettivamente, eh? Infernape. Non ha tutti i torti, perché facevi bruciapelo su Steelix, frana, che prendeva Driftblim. Poi dopo facevi Zuffa, frana, veniva giù Driftblim, e rimanevi 1v1 con Steelix. Creepy ha trovato il quinto shiny. Raga, ma Creepy c'ha troppo culo. Cioè, non ha senso, non è possibile trovare tutti quegli shiny. Non ha veramente senso. Non so se avete mai visto una shiny lock. Non ha senso il numero di shiny che sta trovando. Troppe poche ore di gioco. Che cazzo di culo c'ha quell'uomo? Dewgong, Feralligator, Altaria. Chiedono che ne pensi di Ladybug. Ah, non ho visto, sorry. Carino. Non tra i miei preferiti, non quello che odio di più. Carino, ci sta. Dewgong, Feralligator, Altaria. Dewgong, Feralligator, Altaria. E su Steelix l'ho detto, purtroppo. Steelix l'ha data. Ehi, bello. Mamma mia. No, Heracross è brutto. È il primo set, è brutto, beh? È brutto. Sì. Bella merda, raga. Però manco troppo, perché alla fine Megacorno sta a blu tira rispetto agli altri. Beh, oddio, ci sono Arcanine, Mismagius, Magneson. Questa è una pullata bruttina, Ma questo è buono, questo è bello. Dai, lento.
carino, carino. Questo no, cioè non lo prenderei. No. Ma perché fuoco ardore? Ma perché? Ma che sfiga! Questa è una pullata brutta. Passiamo da media a brutta, perché Arcanine con fuoco ardore cambia radicalmente. Purtroppo le abilità sono random. Ah, questo è bello. Questo è bello. Mm-mm. Però sbatta. Boh, chi è che Magnuson Mismagius c'ha davanti Dugong per Alligator. Qua facciamo, yes, come dice il detto, lotta per lotta, yes, un mattone alla volta e si va. Yes. Bettate, dai, ragazzi, dai, bet nella chat, si arriva a lotta 7, vinciamo lotta 7. Questo è il nostro secondo tentativo. Proviamo. Chi è più pericoloso secondo te? Io direi Feraligator. Sì, tendenzialmente sì. Facciamo foglia magica, fulmine. Sidney, benvenuto, ma ti assicuro che non è per colpa tua se abbiamo perso. Fortunatamente è andato su Magneson. Doppia cascata su Magneson. Benissimo. Ci sta. Prendi doppio waterfall, ci sta un flinch. Però zio, sberla. E allora dai, si fa così. Va bene. Dietro aveva Altaria. Sì. Ci sta un flinch, è fisiologico prendere un flinch. Godo, ci più stupida. Buono. Puttana che slap. Senti, finiamo Dugong prima che rompa troppo i coglioni e si mena fulmine su Altaria. Aia. E adesso ti dirò di più, guarda, me la chiamo, questo parra. Guarda, te la giochi così, fra. Non ci abbatte, questo parra. Dacci le quote se succede. È sicuro? No, cazzo, ero già pronto. Vabbè, sball, fulmine. E via, lotta 2, dai. Sì, danza del cazzo. Buona. E si va. Ok. Lotta 2. Vediamo chi c'hanno questi. Summa cum calma, andiamo. Che Feraligator non è brutto, eh? Glalie, Galchion, Puzzle, Limortacci, si pia Feraligator, direi. E infatti non è proprio brutto. Su... però non su Mismagius. Su Magneson. No, perché Glalie. Vabbè, però cazzo c'ha coso. C'ha Garchomp. Cifra. Su Magneson, sì. Ha senso. Perché c'ha gelopugno questo. Gelodenti, forse? Non forse gelopugno. Gelodenti. Ah, forse brutta. Gelodenti. Ero convinto gelopugno. No, c'ha gelodenti, c'hai ragione te. Aia. Allora io lo doppierei, Chomp, perché c'ha la bacca. Forse c'ha la bacca. Senza dubbio, fra, lo doppierei. Ok. Sabbia velo. Forse lumimpolvere anche. Sì, questo coso è sabbia velo lumimpolvere, fra. Che goduria! Però si gode. Gli sta bene e godo tantissimo perché lo prendiamo su Feraligator. Va bene. Va bene il cazzo, perché ora si muore da terra in pesta. Porca Eva. Vabbè. Qua intimidi Terabella, però ovviamente vabbè, no. Vabbè. Vai di Frana. Anche... Sì, dai, va bene Frana, vabbè, secondo me. Questo bene non fa, eh. Porca puttana, che sberla, sbigo attacco stab. Ok, qua si fa extreme speed onde evitare sbigo attacchi extreme vari. Extreme speed e cascata. Easy. E direi che è lotta 3. Dai, raga, è piano piano. Ora si piglia Garchomp e si fa la streak in ciabatte. Raichu Manectric Polivrath! Raichu Manectric Polivrath! Speedrun! Feraligator con il levitante. E ragazzi, si va a lotta 7 qua, eh. Qua si speedrun, ragazzi. Qua si speedrun malamente. Vai. Ma boh, ma palla ombra la tiro a cazzo. Tanto. Cazzo, terremoto tanto con giù. Si gode. Ah, vedi che non l'ho tirata a cazzo? Vabbè, tranquillo. Bannaggia. Poi, perché outspeed? Fa extra rapido che fa terremoto. Dragartigli, spoiler. No. Sì. Come no? Dragartigli, sì. Sì, no, dico terremoto. No, stavo facendo una stronzata. Infatti. E
Extreme Speed, vai, Dragon Claw, no. Buona, finita. 84. Mamoswine, Gliscor, Tentacruel. Azzo! Non è che ce la dica proprio benissimo Chomp qua. Porca puttana però, che sbatta. Guarda, qua sicuramente Canine non sta proprio bene. Dietro chi ha? C'ha Mamoswine e... mi sono dimenticato. Figa, questi sono merda però. Tentacruel. Si piglia Umanetrico, sì. Raichu qua, per forza. Però ti dico dietro, eh. È dietro, sì. Raichu o Manectric? Mi guardi il primo set di Manectric, che non me lo ricordo. Io andrei su Manectric perché, aspetta, ti dico, però mi ricordo che era carino. Beh, anzitutto c'ha la bacca Naka che regge la mossa terra. E contro Gliscor obiettivamente non è malvagio. Sì, Tuononda, però è fisico. Sgranocchio fulmindente. E Raichu? Raichu al tuono pugno, mi sembra. Ce l'ha fake out? No. Raichu al tuono pugno e attacco rapido. E il strumento? Wide lens, cos'è, Mirino? No, è grande lente. Grande lente. Dai, grande, no, prendiamo Manectric. Ciao, Velenotto, grazie mille. Si fa Manectric, dai. Dai, eh. Questa non è bella, questa no, assolutamente questa non è bella, anche perché Mamoswine tira il terremoto, eh. Questa è terrificante, non è bella, questa è terrificante. E io infatti andrei con tutto l'output offensivo che possiamo avere su Mamoswine, sì. Allora, palla ombra è 80 più stab 120, foglia magica è 60 per 2 per la super efficacia, 120 si tira sball, direi, senza troppi dubbi su Memo. E terremoto perché single target. Però mi hanno detto che non cambia la potenza su... Però sì, è comunque la mossa più forte che possiamo fare. Speriamo venga giù. Vien giù. Bello. Orco 2. Bello. Vabbè. Allora. C'è allora. Un speed, fra. Palla ombra, dragartigli. No, palla ombra, terremoto, così prendi Tentacruel. Prima che ti faccia vento gelato su Garchomp, fra, è un casino se sto coso ci fa. Hai il vento gelato, sì, strobo? Sì, il primo set c'ha vento gelato. Sì, cazzo sì. A posto. Vabbè, easy. Problema risolto. Well done, bellissimo. Ciabatte. Problema risolto, ciabatte, lotta 5. Dai, cazzo! Va bene. Absol, Canine, Ambipom. Qua si va in ciabatte, ma tocca switchare dietro. Spiglia Gliscor. Oh, sì. Non scherziamo. Sì. Questo è danza spada, terremoto e rassalto, no? Sì, è il set buono. Questo c'ha Intimidate? Ovviamente sì. Palese, certo. Solo il nostro non ce l'ha Intimidate, chiaramente. Vai su Canine. Sì, facciamo Gemmo Forza, terremoto. Sì. Extreme Speed. È il nostro, okay, esatto Arcanine, ma con Intimidate. Col benissimo, segno di poi perfetta. Benissimo. Lotta 6 già presa, zi. Gemmo forza di qua. Terremoto. Ombra figli con la bacca non ci killa. Gemmo forza non lo finisce, ma ora la lotta. Finisce così. Let's go. Lotta 6. E ora si piglia. Ora si piglia Canine, ti direi. Rapida, Shryperior, Dusk Noir, insomma. Però dovremmo andare lisci. Non troppo si piglia Canine. Dietro, fra, per forza. Beh sì, piuttosto che gli altri sì. Dai, va bene, ci sta. Vai tutto. Perché tanto qua facciamo foglia magica, terremoto. Sì, giusto, bello foglia magica su Rhyperior. E qua si pulisce il campo in un turno. Tac. Sì. Sì. Tac, non ha solid roccia, credo. Tac, bellissimo. Finita. Sball, palla ombra, Dragon Claw, finita. Lotta 7. Questa, ragazzi, è la famosa lotta lampo, ragazzi. E si va a lotta 7. Opla, è quello che dico io adesso appena mi alzo dalla sedia. Jolteon, Shackle, Hypno. Ah, vorrei azzardare le ciabatte che rimangono on.
Bellissima, sì. Pigliamo Rhyperior dietro. Pigliate Rhyperior. Il primo set. Ah, allora. Terremoto. Summa cum calma, io ti direi terremoto su Jolteon, gemma forza su Shackle. Qua si può? Pulisce. E qua si pulisce. Si può? Si può? Palla ombra ipno, terremoto. Ma io... Ma vai su Hypnoz, tanto Shackle vai sì, tra. Sì, c'hai ragione, dai. Easy. Vabbè. Mi smacchio, ce l'ha fatta. Ti dirò. Ragazzi, streak 1 presa. Secondo me la streak 1 è presa. Ah. Ah. Che cosa avevamo detto? Che si faceva in fretta. E la riprendevamo subito. E così è stato eseguito. E ora rifacciamoci Ivor, seconda pullata. Oh, mo minimo di culo. Dopo due pullate medie, una merdosa, ci vuole il top player adesso. Pochettino di culo ce lo potrebbe anche da. Qua ci vuole il top player, ragazzi. Qua ci vuole il top player. Ah, oh, poi adesso è di ballo, ha rinnovato. Scusate, prendetemi qualcuno di forza. Cioè, non è che dici, eh. Boia. Dateci il Momo Sala dei Pokémon. Anche a me piacerebbe un'evoluzione di Shackle, in effetti. Secondo me non è... Ninetales Gallade. No, tutto su Ninetales, fra. Tutto su Ninetales. Tutto. Bello, eccolo bello, qua il top player. Bello, eccolo, bello, ecco il top player. Non male sì. Se ha Hydro Pump. Bello. Sì. Bello. Beh. Intimidate. Me. Minchia, fra bella, oh. Non male, non la migliore possibile. Però bella. Bella. Finalmente io Tyranitar non lo metto in TRS dell'azienda, lo metto in tier A. TRS ci metto gente come Mance, come Garchomp, come Infernape. Tyranitar non è il massimo, a dire il vero, all'azienda lotta. Però questa è una bella pullata. Lui è una merda. Lui è una merda. Lui mi fa godere tantissimo. Bellissimo questo, fra. Bellissimo questo. Questo mi fa godere come un pazzo, fra. Baldeali, ritorno, prepotenza, 347 di attacco fisico. Uscolbanda. Fate partire la bet, ragazzi. Si arriva alla 14 a sto giro, sì oppure no? I Pokémon sì. Li avete visti, è ora della bet. Vediamo, aspettate, no, finiamo di vedere. Oddio, vabbè. Questa è una mezza merda, però è solid roccia. Solid roccia. Questo mi piace, ti dirò. Questo mi piace particolarmente. 437 HP. Se Tyranitar i pugni, prendi a lui. Perfetto. È quello scarfato, eh? Questo è quello scarfato. Fra, però... oddio. Io, fra, prendo tutta la vita a Tyranitar rispetto a... A Rhyperior? Dietro, però. Sì, ci posso stare. Ma sai perché prendo Tyranitar? Perché lui ha Terra in Pesta, cioè a Sabbia Fiume, si boosta la difesa speciale, è decisamente più affidabile di Rhyperior e soprattutto siamo veloci. Cioè, con la stola scelta, questo ti mena un bel pugno. Quello è... scarfato. Quello è importante, sì. Va bene. Perfetto, dietro, dai. Ma solo perché ci abbiamo... Staraptor, Vaporeon e Tyranitar, allora. Sì, perché ci abbiamo Gallade davanti. Dai, eh. 14atela. Grazie, bisogna. Bottone. Arriva a 319 con la Scarf Tyranitar. Codigel. Fra, su Ninetales comunque, eh. No, facciamo Baldeali su Gallade perché è una threat per Tyranitar e facciamo idropompa su Ninetales. Sì, giusto, beh, per Tyranitar sì.
Questa se andava su Raptor faceva malissimo, sai? Faceva malissimo veramente, sì. Fortunatamente. Ninetales, porca puttana, mi fa troppo bestemmiare l'azienda, davvero. E ora io chiamo idropompa che entra. Ed entra. Se non ha... No, non ha la c'è una bella difesa speciale, ma viene giusta. Bata da Vaporeon, dai. Non ha la pass flow come l'altra volta, si gode. Va benissimo, ragazzi. Godo come un maledetto, ragazzi. Va benissimo. No, rapid artigli di Flaregod. Vabbè, sì. Godo. Come se non l'avesse fatto. Sti cazzi, sta Raptor. Lotta 9. Lotta 9. Aspettate che devo rimettere i pallini giusti. Ok, dai. Bastiodon Pinsir. È Bastiodon Pinsir. Boia, si può anche togliere Titar, eh? Sì. Cioè, la lead abbiamo è fatto tutto il discorso sul top player. Però io qua lo sacrifico Titar, onestamente. Aspetta, ti guardo il set di Ninetales, che lo portiamo dalla nostra, zio, almeno noi. Aspetta, Ma come Creepy ha trovato il sesto shiny, ragazzi? Ma ha modificato gli odds? Non ho seguito l'aragno, ha modificato gli odds, non è possibile. Sì, è il primo e ha giorno di sole, fuoco bomba sulla raggio, attrazione, Ninetales. Galleido non sappiamo, essendo andato giù subito. Okay. Però comunque è veloce, eh. Però comunque è veloce questo. Dai, spilla Ninetales. Creepy nuovo Dream. No, non lo so, io non lo so. Chiedevo se l'avesse fatto, magari l'ha detto proprio, perché Mad, per esempio, nelle sue run spesso ha modificato gli odds. Non è possibile, ragazzi, senza aver modificato gli odds. Come cazzo è possibile? Ci vogliono ore, 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 ore. Se, cioè, non so se avete in mente, per esempio, la Shiny Lock di Smallent. No, non ha senso. Ma io direi qua ciabatte. Cioè, se ci va bene, prendiamo due kill qua. Sì, ma su 100 ore non ha senso aver trovato 7 Shiny. Appunto, se sono solo 100 ore. Ma 100 ore di gioco di ore vere o velocizzate? Beh, se sono 100 ore velocizzate è una roba da libri di storia, ragazzi, eh? Se non sono modificati gli odds. A una su 8192 su 100 ore velocizzate è assurdo. È assurdo. Capito fra quello che ti ho detto? No, non ho capito, sorry. Qua si fa una doppia, secondo me. Doppia kill? Sì. Sì, plausibile. Raga, assurdo. Mi raccomando, cioè, non... Porca puttana. Ma che cazzo? Senza dover costruire teorie complottiste, però complimenti per il culo, porca troia. Davvero? Sì, no, in Art Gold... Certo, figuriamoci. Chiaro, ovviamente. In Art Gold è una su 8192. Boia, qua ci dice veramente male, tocca fare giorno di sole. Poi, per forza. Giusto. Però sai cosa, non buttiamo giù nemmeno Bastiodon se facciamo così, eh. Perché idropompa anche il nostro è... C'hai ragione, ci nerfiamo da soli idropompa. È bustato. Però so, d'altronde se... cosa facciamo? Vabbè, cioè ci sta, nel senso, possiamo fare anche quello. Cioè tanto Bastiodon in due, possiamo fargli vampata dopo su Bastiodon volendo. Vabbè, dai, Io farei giorno di sole comunque, sennò è persa a prescindere, temo. Dopo abbiamo il geloraggio su Kindra che ha danno neutro, va bene, dai, ci sta. Va bene. Infatti, non ci fa troppo secondo me. Buono difensore speciale, ottimo. L'unica è adesso tira forza antica a Bastiodon. Ah, fulmine addirittura. Ti dirò.
Vabbè. Ti dirò. Noi siamo andati per primi con Ninetales, vero? Ma io sono a raggio con Kingdra, cioè su Kingdra. Noi abbiamo attaccati per primi, vero? E allora a posto. Va bene. No, ma dai! No. Ci ha fatto flinciare con Twister! Ci ha fatto flinciare con Twister! Ci ha parlato! Non calcolate solo le possibilità che sia legit la run di Creepy, calcolate anche le probabilità di questo. Fra, tiriamo giù però cazzo, adesso Vaporeon è più lento. Porca troia. Allora, fra, focobomba su Bastiodon? Eh sì. Secondo me è l'unica. Tanto acqua di sale non ci tira giù. Dai, fra, dobbiamo provarla. Per forza, è l'unica win condition, secondo me. Doppia su Bastiodon, dici? Vai gelo raggio su Kingdra. Secondo me Bastiodon viene giù da focobomba. Secondo me. Adesso non viene giù e bestemmia. E siamo sotto sole comunque. Sì. Speriamo non flinci. Ok. Frizzalo. Grandissimo danno, sì. È vinta. Minchia, rischiatissima, eh. Orribile. Rischiatissima, sì. Orribile. Lo so, ho capito che ha trovato due shiny. Per questo vi dico, non è che ha modificato gli odds. Non ha senso, figa. Anche perché ne sta trovando uno live. Cioè, vedo le copertine. Almeno immagino sia che ne trovi uno live. Sì, questo è davvero per cuori forti, regà. Questo è davvero per cuori forti. Vileplume Hunchcrow. Metti lotta 10 il pallino, fra. Ah, è vero. Lotta 10, pallino. Allora, davanti abbiamo... Staraptor... Sì, questi due a me sono piaciuti, onestamente. Si può cambiare... Io cambierei dietro Ninetales, no? Si può cambiare anche Vaporeon su Kingdra. Che ha Vileplume davanti. Vabbè, però c'è ben gelo raggio. Aspetta, ti guardo il set di Kingdra, sì. Un secondo. C'ha ragione, comunque, in chat. Fra, qua hai fatto la bella call tu. L'abbiamo vinta per la call finale di Fuoco Bomba Bastiodon. Bravo. Secondo me era l'unica win condition, fra, quella lì. Sì, sì. Bastiodon aveva fulmine, dicono. Ti dico... Sì, ma Bastiodon non lo prendo, sì. Trovi un letto e esplodi. È vero, questo è molto vero. Brin è acqua di sale, vero? Sì. Allora è questo, al gelo raggio. Io lo prenderei su Vaporeon, Kingdra. Su Vaporeon? Sì. E dai. Peccato, cazzo, mi piaceva sto Vaporeon. Ok, vabbè. Blind, Baldeali, gelo raggio. Sì. Quasi. Potevamo anche doppiare Vileplume. No, però vabbè. Va bene. Baldeali ancora. Ritorno su Jinx, farei. Sennò vai diretto i Baldeali. Ma sì, vai Baldeali, chi se ne fotte. Gelo raggio di qua. Buono. Giù, tutti e due, via. Va bene. Ti prendi qua, fra, tu. E vediamo, aspetta. Raichu Crobat. Ah, è vero, siamo Choice Band con Staraptor. Per forza, Baldeali. No, siamo Muscle Band, fra. Ah, no, è vero. Che cazzo dite, raga? Muscle Band non è band a scelta. Aumenta di poco la potenza delle mosse fisiche.
Bravo. Beh, conta che adesso su Raichu con Muscle Band a ritorno lo facciamo giù 100-100. Siamo più veloci. Vabbè, dipende, dipende. Non è detto che siamo più veloci. Sì, sì, no, è Muscle Band, sono sicuro 100%. Sì, sì, è Muscle Band. No, non Jinx, è Choice Band. Forse Jinx per Crobat, come dicono dalla chat. Si toglie King e poi si cambia di nuovo. Però ci abbiamo... un po' di carta, eh. Se no aspetta, bisognerebbe cambiare Ninetales allora. Io la lead potrei anche lasciarla così. E chi si piglia però dietro? Sì, prendi... cazzo. Prendi Jinx, dai, che è veloce. Prendi Jinx, che è veloce. Vabbè, ma Kingdra vai tra, cioè... danno neutro su Raichu. Vai di ritorno su Raichu. Fai tutto su Raichu. Geloraggio su Raichu, mal che vada, va su Crobat. Oh no. Sbatta qua. Ok. Va bene. Ok. Ottima. Beh, ottima. Va benissimo. Ottima. Figa, non pensavo outspeedasse Raichu. Ehi. La madò. Ehi. E che cos'è? Senta a me. Tutto di qua. Lo regge. Dio mo. Orco Diaz. È facile erba chiara questo qua, Cos'hai usato su Garchomp? Balde Alifra. È il danno più ciccione che possiamo prendere. Va giù, secondo me, No, rip. Meno male il cazzo, Fra, perché questo è fatto di carta stagnola, letteralmente. Meno male il cazzo. E non c'abbiamo Bora. No, è finita, Fra, raga. Ti dico, vai su Chomp, cioè... È finita. Sì. Vabbè. Sì. Finita, sì. C'è un speed, ma perché c'è un speed, Garchomp? Nulla, Fra, qua non si poteva fare molto.